Apriamo il libro del canottaggio, ancora una volta, sfogliamo le pagine e siamo arrivati a quella di Gustavo Ferio, atleta che in questo momento, Gustavo, correggimi se sbaglio, sta lottando perché deve uscire da una situazione un po' complicata. Sì, beh, come dici, grazie intanto dell'invito. Dici bene perché, insomma, complicata. Il primo anno senior non è mai un anno facile, soprattutto quando coincide con l'anno olimpico. Gli spazi per mettersi in luce non sono molti, anche perché la squadra olimpica, come ti dicevo prima, è già formata. Quindi io sto cercando di allenarmi e di farmi trovare pronto poi per il prossimo anno, quando ci sarà il quadriennio nuovo e quindi un ricambio generazionale all'interno della squadra olimpica. Ecco, c'è un muscolo che non vuole mettere la testa a posto, giusto? Sì, più che un muscolo non si è ancora ben capito cosa, ho un problema al gomito che non mi ha fatto avere la continuità che avrei voluto negli allenamenti durante la preparazione invernale, da gennaio fino ad oggi, e sono stato fermo praticamente un mese senza usare il braccio, mi sono comunque mantenuto in moto, però diciamo che non riuscivo a fare quello che è il mio sport, ovvero a compiere il movimento del canottaggio. E niente, ho questo problema e adesso sto cercando, anzi vedo la luce in fondo al tunnel, di risolverlo e di vedere poi di trovare una soluzione definitiva che mi permetta di allenarmi e di gareggiare senza sempre il pensiero, comunque la non tranquillità di avere questo problema. Gustavo, facciamo un passo indietro. Parlaci un po' della tua carriera in barca. Beh, io ho iniziato il canottaggio alla Canottieri Nettuno fino alla categoria Juniores, primo anno, poi mi sono trasferito al Saturnia già dal secondo anno Juniores, grazie a Spartaco Barbo e alla squadra senior che comunque formava e diciamo, portava alto il nome del ciclo Canottieri Saturnia, quindi un ambiente veramente stimolante, agonistico al 100%. Già dal primo anno sono riuscito a laurearmi 2 volte campione italiano e ho partecipato con la nazionale juniores alla Coupe de la Jeunesse. Successivamente, dal 2017 all'anno scorso, quindi 4 anni a 23, ho sempre partecipato agli eventi internazionali che la nazionale a 23 comprendeva. Non vorrei dire ai 4 mondiali, ma purtroppo l'anno scorso, con l'avvento del Covid, il mondiale è stato annullato, abbiamo potuto solo fare l'europeo. E in questi 4 anni ho avuto la fortuna, insomma, l'opportunità di gareggiare con grandissimi compagni in grandissime barche e sono riuscito insieme ai miei compagni a conquistare 2 bronzi mondiali nel 2018 e nel 2019 e un argento al campionato d'Europa l'anno scorso, insieme poi ai campionati italiani in varie specialità durante questi anni con la maglia del Circolo Canottieri Saturnia. Non hai ricordato che eri il capitano della Ero rappresentativa? l'anno scorso, ho avuto l'onore, perché veramente adesso sembra quasi uno scherzo, ma scherzo non è, perché comunque ne ho visto passare dei grandissimi atleti, come rappresentavano appunto i capitani della nazionale Under 23, e l'anno scorso per meriti e età, perché ce la giocavamo io e altri miei compagni con i meriti, diciamo, con le medaglie eravamo in parità, è stato deciso di dare questa, come si dice, questa carica a me per appunto l'anzianità e sono stato veramente orgoglioso di rappresentare ancora di più l'Italia da capitano. È stato proprio bello creare il gruppo, cercare di aiutare la squadra e insomma spero di aver compiuto al meglio il mio operato, ecco, è la mia carica. Parlaci delle barche su cui gareggi. Beh, io fino al 2018 gareggiavo una specialità di punta, quindi un remo per vogatore. Ho gareggiato al Mondiale Under 23 nel 2018 nel 4 con, dove, come dicevo prima, siamo riusciti a guadagnare e a portare a casa la medaglia di bronzo. Nel 2019, poi, sotto consiglio e attenta visione del mio allenatore societario, nonché capo allenatore della nazionale Under 23, Spartaco Barbo, abbiamo deciso insieme di passare alla vogata di coppia, quindi 2 remi per vogatore. E già da quell'anno lì io sono riuscito a fare. Quando vuoi. Beh, fino al 2018 io gareggiavo nella specialità di punta, quindi un remo per vogatore, e nel 2018 appunto sono salito sul 4 con italiano Under 23 al Mondiale, abbiamo conquistato la medaglia di bronzo. E invece dall'anno successivo, con l'ausilio e l'aiuto del mio allenatore societario, nonché capo allenatore Spartaco Barbo, abbiamo deciso di optare per la vogata di coppia. E insomma ha portato i suoi frutti questa scelta, perché già dal 2019, l'anno appunto in cui mi sono girato a termini tecnici,
e girato di coppia, sono riuscito a salire sul 4 di coppia Under 23, che poi ha partecipato alla Canada del Mondo in Florida, a Sarasota, conquistando la medaglia di bronzo. Un bronzo molto pesante, perché si ricorda che il 4 di coppia è una specialità del canottaggio olimpica, mentre il 4 con non lo è, quindi è una medaglia molto più pesante. L'anno scorso i presupposti erano buoni, perché già dall'inverno ho avuto continuità, sono riuscito a lavorare, stavo bene. E reduce della medaglia dell'anno prima, ero carico per affrontare ancora un altro anno in grande spolvero, speravo. Poi, per sfortuna, il Covid, insomma, ha colpito tutti, chi è più, chi meno. Noi ci siamo fermati, siamo stati in quarantena, come penso tutta l'Italia, e ci siamo visti annullare da casa tutte quante le competizioni internazionali e nazionali più importanti. Luce in fondo dal tunnel è stato l'Europeo Under 23, che siamo riusciti a svolgere, e il raduno a sé annesso, quindi un mese di preparazione prima, antecedente all'evento, che abbiamo svolto al centro Remiero Lago di Pusiano. Quindi con la nazionale ci siamo spostati dal classico Piediluco in Umbria, dove c'è il centro federale di preparazione, per andare a Pusiano in Lombardia. Siamo stati accolti veramente bene, anzi sfrutto l'occasione per ringraziare ancora tutta l'organizzazione che ci ha accolti, che ci ha trattati veramente come dei loro figli, perché eravamo coccolati dalla mattina alla sera. E niente, lì abbiamo preparato questo 4 di coppia e siamo riusciti a raggiungere delle buone velocità, grazie anche all'affiatamento che si è creato all'interno del raduno. E infatti penso che ogni barca del raduno dell'anno scorso abbia giovato da questo grande agonismo che c'era fra noi dentro e fuori dalla barca, e siamo riusciti a conquistare la medaglia d'argento all'Europeo. Una gara veramente, a mio avviso, molto bella, perché siamo arrivati in quattro equipaggi nel giro di un secondo. E insomma siamo riusciti a conquistare l'argento a pochi pochi decimi dall'oro, quindi una gran gara. E così si è conclusa la mia avventura degli Under 23, negli Under 23. Gustavo, a 23 anni, quanto hai girato il mondo già? Beh, ho avuto la fortuna di girare abbastanza, grazie al canottaggio, anche perché noi del Circolo Canottieri Saturnia competiamo ogni anno nella specialità del coastal rowing, una specialità che è molto simile alla barca vela per il tipo di gara, perché sono 6 km con dei giri di boa, quindi ricorda un po' la vela, e si fa in delle barche molto più grandi, molto più pesanti, adatte appunto al mare, al coastal, come dice la parola stessa. E grazie a quello appunto sono riuscito ad andare in Canada nel 2018 con un equipaggio interamente societario. Siamo riusciti a vincere il mondiale di coastal rowing quell'anno lì. L'anno dopo è toccato Hong Kong, quindi non ci siamo lamentati come locazione, e siamo arrivati secondi. Poi Francia, Thonon les Bains, poi nel canottaggio olimpico, i mondiali sono stati, io ho avuto la fortuna di andare a Poznan in Polonia, a Plovdiv in Bulgaria, ripeto, in Florida nel 2019, l'anno scorso di nuovo a Poznan e poi a Duisburg l'ultimo anno, quindi in Germania. Ho Senti, ma girato abbastanza. quando si gira per lo sport, si ha anche un po' Sì. di tempo per vedere i paesi, per gustarsi i No, no, paesi? normalmente sì, diciamo che è sempre un po', insomma, c'è il momento gara e poi la federazione prende sempre di solito i biglietti per il ritorno un giorno dopo, quindi di solito si ha un pomeriggio per godersi un po' quello che è il paese ospitante dell'evento. E l'anno scorso sfortunatamente no, perché appunto con le norme Covid abbiamo preferito partire subito con dei pullman, appunto, che usavamo solo noi, e per evitare, insomma, rischi di contagi tra nazioni. Gustavo, ti faccio una domanda forse un po' difficile a cui rispondere. Cosa consiglieresti a un ragazzo giovane, che voglia intraprendere, il canottaggio? Beh, il canottaggio a me posso dire che ha cambiato la vita. In generale Trieste mi ha cambiato la vita, ma soprattutto il canottaggio, perché io sono nato a Vicenza, mi sono trasferito qui tra l'estate, tra la seconda e la terza media, per il lavoro di mio padre, e ho scoperto il canottaggio, che per me era un mondo insolito e era completamente all'oscuro, perché in Veneto, non essendoci mari o tanti laghi, il canottaggio soprattutto nei posti miei era sconosciuto. Quindi io direi che per un ragazzo che vuole cominciare, che provi, perché è uno sport veramente che ti dà dei valori che poi ti sono utili per tutta la vita, perché è uno sport di grande sacrificio, poca gloria, però bene o male
È proprio quello che lo caratterizza, no? Perché i rari momenti che tu hai di gloria per le tante ore di fatica e sofferenza che fai sono poi quelli che ti restano impressi nella memoria per più tempo, a mio parere. E quindi merita, ne vale la pena assolutamente. I sacrifici, il lavoro paga sempre, quindi prima o poi anche la gloria arriva e, come ho ripetuto poco fa, è una gloria che dura tanto e che te ne ricordi, insomma. Gustavo, un gossip, mi hanno suggerito che tu hai un Sì. cognome, Vicentino, che ci ricorda quello di un maestro d'orchestra importante, Gianni Ferio. A Gianni te. Ferrio, eh sì, era lo zio di mio padre. Benissimo, quindi sei, quando vai in barca sei musicale anche tu. Spererei di essere sinfonico quanto le composizioni che componeva appunto il mio prozio, però insomma ci sto lavorando per arrivare a tale livello.